Buongiorno, come state? Tutto bene? Questo è il solito nostro post del dopo per raccontarci un po' quello che ci siamo detto. Beh, oggi 8 marzo, giornata internazionale sulla donna, e naturalmente tutti siamo stati concordi nel dire che gli auguri e il pensiero oggi vanno più che mai alle donne ucraine, a tutto quello che sta succedendo. Quindi, insomma, intanto grazie perché avete avuto molta sensibilità. E questo mi ha fatto piacere, ma non avevo dubbi perché sapevo che voi della community in qualche modo siete sempre uniti e rispettate la donna non solo oggi, ma 365 giorni all'anno. E poi, insomma, abbiamo parlato di tantissime cose, ci siamo più fermati su quello che è la donna, ma ad esempio, vado a riprendere tutto quello che è stato scritto. Luciano Trusiano, ad esempio, nel suo piccolo, nel suo ristorante che ricordiamo è vicino a Genova, ha deciso, insomma, per la cena di oggi, per la festa della donna, il pranzo e la cena, di devolvere una parte del ricavato proprio praticamente al popolo ucraino. Lui dice: è poco, lo so, ma in qualche modo spero che qualcosa possa arrivare. E io, Luciano, ho risposto. Ti ho risposto che non è mai troppo poco se fatto col cuore, quindi qualsiasi cosa che noi facciamo col cuore è comunque tantissima. Quindi grazie sicuramente per questa tua iniziativa. Tra l'altro, poi ci hai preso anche per la gola perché ci hai detto che cosa andavi a cucinare: riso venere e gamberoni, tortelli di canapa con ricotta e noci con carciofi e speck, pesce spada gratinato al pistacchio. Tra l'altro, io ti ho chiesto se in qualche modo, insomma, i ravioli di canapa usavi la farina, perché io sì, la pasta so che si fa con la canapa, ma questa fresca non l'avevo mai sentita. Tu mi hai detto, tra l'altro, è legale, no? Ma ci credo, assolutamente sì, ci mancherebbe. E quindi, insomma, mi hai dato conferma di quanto io ti ho chiesto. Poi, insomma, tra le tante cose che ci siamo raccontati, che abbiamo legato anche un po' a quello che è stato anche il mio corso di sauna, ebbene, Peter ha colto al balzo l'occasione quest'oggi di festeggiare con sua moglie proprio in una sauna sotto casa, dove faranno la spa, faranno il massaggio, faranno la sauna e poi quello che verrà verrà. E qui Peter abbiamo detto: va bene, lasciamo stare, perché poi non andiamo oltre perché siamo in giornata al mattino, quindi assolutamente non si può. E poi che cosa abbiamo ancora, che cosa ci siamo ancora raccontati? Andiamo un po' a vedere. Karim, naturalmente, come tutti, si augura che la pace prevalga naturalmente sul mondo e che i nostri cuori sono con l'Ucraina. Non abbiamo dimenticato le nostre sorelle nella neve lì sotto il bombardamento dei cannoni. Assolutamente no, Karim. Anche grazie a te abbiamo ricordato questa cosa. Peter ha fatto una domanda dicendo: desidero sapere dove fai gli acquisti per il tuo outfit. È vero, abbiamo parlato anche degli acquisti del mio outfit che, come ti dicevo, li faccio a seconda di dove mi piace. Cioè, trovo un negozio che mi piace, se c'è qualcosa che mi piace lo compro. Non sono una che va a acquistare cose molto, diciamo così, costose, ma insomma che ci sia qualità e prezzo, quello sì. E poi l'importante è che mi piacciono. Eravate tantissimi oggi, davvero. Mega naturista, lui ha controbattuto dicendo che il suo menù odierno era cocktail di gamberetti e scampetti in salsa rosa. Tra l'altro c'è anche, adesso non so se lo trovo, ci ha consigliato anche un luogo dove poter andare a mangiare lì vicino al Ticino, ma ci ha anche consigliato una poesia, La pace di Li Tingmian, poeta cinese, che ha consigliato appunto di leggere. Avete rifatto anche delle richieste, siamo riusciti a passare Donne di Zucchero, ma allo stesso tempo siamo anche così riusciti a chiacchierare ancora, vediamo un po' su
Mamma mia, veramente non riesco più a stargli dietro. Ah, come Giorgio Orlando che ha fatto non un augurio ma un pensiero a tutte quelle donne che purtroppo per un motivo o per un altro sono maltrattate. Lui chiedeva scusa come uomo e come abbiamo detto, insomma, sono cose che fanno pensare e come sempre siete stati molto, molto gentili. Poi, vediamo un po', no, perché qui veramente mi sono persa. Vabbè, abbiamo parlato del tempo sicuramente e poi abbiamo parlato anche di chi in qualche modo si è complimentato anche con me perché sono un esempio da seguire, addirittura non esageriamo, perché svolgo una professione utile al sociale, le persone mai come oggi hanno bisogno di parlare grazie a te, quindi abbiamo affrontato anche questo argomento dei social che ci hanno un po' messo da parte, ma sicuramente insomma io adoro ascoltare, mi piace anche raccontare e portare un po' di sorriso alle persone. Maestro Domenico dice: la figura della donna è importantissima sotto tutti gli aspetti, vanno rispettati ogni singolo giorno, non solo oggi 8 marzo. La donna è quella che guida i tuoi passi durante il percorso della vita. E qui non ricordo più bene, ma forse Peter ha tirato fuori la domanda se secondo me Dio era una donna, perché insomma, con tutto quello che aveva creato, poteva essere solo una donna. Non lo so, può darsi, però io ho detto anche che secondo me è metà e metà, nel senso che ognuno di noi, sia uomo che donna, insomma, ha delle qualità che se messe insieme, credo veramente possano, come si dice, essere di aiuto per creare, sì, un mondo migliore. Va bene, insomma, queste sono alcune delle cose che ci siamo raccontati, ma come vi dicevo, eravate veramente tantissimi, per cui vi ringrazio come sempre, vi aspetto martedì prossimo, sempre alle 9:20, ma se volete potete venirmi a trovare su Patreon Simone Non Solo Radio e scrivermi alla mail imhcalib@libero.it. Vi bacio, naturalmente vi bacio e vi abbraccio e vi aspetto martedì prossimo. Ah, sì, come ho detto, oggi finisco di piantare le mie primule, così il balcone sarà bello fiorito in questa giornata che è veramente, veramente invernale a più non posso. Ciao! Fate i bravi!